C'ho ancora le fotografie io dal filo della lupa, perché se c'è il filo della lupa, poi Balilla e poi avanguardista per i giovani fascisti, come era la faccenda. Cosa vi facevano fare? No, facevano della ginnastica di guerra, no? Come domani. Se si doveva andare al fronte o cosa, dovevano come comportarsi, via, nascondersi. E qui c'è. E qui a Rocchetta c'erano tanti fascisti? Sì, ma però non erano cattivi. No, non erano cattivi. Anzi, poi uno qui, che era poi il podestà, era padrone di quella villa qui, mentre che venite giù lì. Anzi, era un amico intimo di casa mia. Veniva a fare qualche cosa, lui diceva, guarda che fa, veniva un rastrellamento. Lui lo sapeva già il giorno prima. Allora, mio padre andava su nel solaio, andava a nascondere, che passavano casa per casa. Che magari lo portavano, lo prendevano, lo portavano magari giù, poi lo tenevano 2 o 3 giorni, prima lo interrogavano, magari facevano perdere il lavoro, com'è. Allora lui avvisava, guarda che vengono. Allora lui andava sul soffitto e via. Ma non era bravo questo qui, non era uno, era fascista, ma non di quelli facevano del male, aveva la sua idea, cercava di convincere la sua, ma dunque era bravo come anima, non ha mai fatto male a nessuno. Questo qua. Invece la guerra ha portato tante distruzioni tra i sabotaggi dei partigiani, ha dato fuoco a delle case, i fascisti. Ha dato fuoco una casa qui, ma pare che non siano stati proprio loro, che siano stati uno, un borghese che era insieme a loro a incendiare. Non è che sia stato i repubblicani proprio durante il rastrellamento. Sembra che ci sia stato uno anche magari che del posto magari ce l'aveva, per esempio io che ce l'ho con lei, veniamo qui, cioè, è successo anche quel fatto lì, Ricordi degli episodi in cui sono successe delle cose del genere, cioè che si usasse anche le rivalità della guerra, eccetera, per in realtà per regolare dei Sì, conti individuali? me lo ricordo proprio uno qui vicino. Aveva un bel casotto vicino al mio, lì è andato fuoco che si fermavano, nel mio casotto si fermavano, ma quello lì, dato che era giù nel basso, invece il mio è sulla costa. Si vedevano da tre, col mio casotto vedi in 3 linee. Vedi a destra, a sinistra e giù dritto. E allora lì da me venivano e tenevano la postazione, la veduta. Non è un bel posto dove c'ho il terreno io. Ale, io direi che ci hai detto all'inizio, prima forse che registrassimo, che tu all'inizio, quando eri insieme a Giustizia e Libertà, ho capito sì. bene, ma c'era un motivo politico, perché tu partecipavi e sei andato con Giustizia e Libertà No, no, o... si sviene proprio l'antifascisti, perché io avevo già un zio che era proprio di quegli antifascisti, di quelli che gli avevano cicchettato l'olio. Allora, è stato bravo, perché se c'ero io, quello là gliela facevo pagare che gli ha fatto bere l'olio di ricino, Era fiduciario del fascio. Abitavo a Saona, ma c'hanno la villa qui a Rocchetta, quelli lì.
è capitato di regolare dei conti con qualcheduno durante la guerra? A te personalmente No, c'hai no, no, qualche... io ho sempre perdonato io. Grosso modo hai No, sempre perdonato. sì, perché è inutile. Perché a uno ci ha detto, se adesso tu, io ti farei quello che hai fatto ai miei, cosa dici? Ho abbassato la testa. E via. E invece dicevi prima, come diceva Lorenzo, sei poi andato con Mauri. Te. Cos'è significato? È cambiato qualcosa? Come, Ha dove... cambiato niente, non ho cambiato niente. Tanto era su giustizia e libertà, come Mario uguale. È Dove cambiato. stavano? Se tutti dalla qui, la maggior parte era qui a Monte Ubri, qui dalla parte di là, dove c'ho quel casotto anch'io. Poi c'è. C'era anche una famiglia che abitava anche una famiglia là. E allora, solo che ogni volta che c'era il rastrellamento, andavano da quella famiglia là, se c'era qualcosa di buono, rompevano, se gli rompevano tutto. Quelli lì sì che se li prenderei. Per dire, perché sai, è una zona che si fermano i partigiani. Venire qui a rompere tutto nella mia casa, è una cosa mica da ben. Senti, ma quindi dopo tanti anni, no? Ripensando alla tua giovinezza che hai partecipato alle lotte, alla resistenza, alla liberazione, che cosa ti viene Mi dà un'aspirazione che la libertà vada sempre avanti, che di essere sempre più liberi. Rimasto con la faccenda lì, mi resta la faccenda di via, che quella lotta che abbiamo fatto si sviluppa sempre di più nella libertà. Mi è rimasto quello. Che consiglio potresti dare a un ragazzo che oggi ha l'età che tu avevi quando eri partigiano, che ha 15 anni? Cosa diresti a un ragazzo di 15 Direi anni? di fare quello che ho fatto io, per la libertà ed è per l'avvenire e il progresso. Direi questo. Perché la libertà non c'ha prezzo, eh? La libertà è libertà.